Solo Gesù ti può salvare. Cristo è risorto! Buona domenica, carissimi amici. Oggi accogliamo il Vangelo che ci propone la liturgia in questa 28ª domenica del tempo ordinario e ascoltiamo il Vangelo secondo Luca, capitolo 17, dal versetto 11 al 19. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti!» E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano. Ma Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9, dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio, all'infuori di questo straniero?» E gli disse: «Alzati e va, la tua fede ti ha salvato». Amen. Carissimi, continuiamo in questa domenica il Vangelo e il capitolo che abbiamo già ascoltato domenica scorsa. Siamo al capitolo 17 del Vangelo secondo Luca. Gesù sta andando a Gerusalemme, sta andando a offrire se stesso per noi, a donarci la salvezza. E vediamo che in questo cammino ci sono tante persone che incontra. Gesù entra in un villaggio e gli vengono incontro 10 lebbrosi che si fermano a distanza. Noi sappiamo che secondo la legge, coloro che erano malati di lebbra o di altre malattie mortali e contagiose dovevano essere allontanati dalla popolazione e non avvicinarsi alle persone sane. Questi 10 lebbrosi si avvicinano a Gesù, vanno incontro a Lui e gridano: «Maestro, abbi pietà di noi!» Gesù li vede da lontano e gli dice loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». Questa era una prassi, secondo la legge, che si doveva fare per la purificazione. Una prassi che in questo caso, da parte di Gesù, è diventato un invito ad obbedire alla sua voce, alla sua parola. Quindi i lebbrosi erano malati, gridano a Gesù, Gesù gli dà un ordine: andate. Non ha detto siate guariti, non ha detto se andrete sarete purificati. Ha solo detto andate a presentarvi ai sacerdoti, secondo le prescrizioni della legge. Accade che mentre questi 10 lebbrosi vanno dal sacerdote, vengono guariti, vengono purificati. Avviene la guarigione dopo aver obbedito alle parole di Gesù. Ma solo uno di loro, vedendosi guarito, purificato, torna indietro lodando Dio a grande voce. Torna esultando, glorificando il Signore, sicuramente l'avrà fatto con tutto il suo corpo, con tutte le sue forze. Immaginate, aveva una malattia mortale che lo stava pian piano non solo allontanando da tutto il mondo, ma anche dalla vita stessa, e si trova guarito. Esulta, gioisce e vuole tornare a ringraziare colui che lo aveva guarito. Trova Gesù, si prostra davanti a Lui e ai Suoi piedi e lo ringrazia. Si dice era un samaritano. Gli altri 9, molto probabilmente, erano giudei. Quindi
persone che avevano un'appartenenza al popolo eletto, quindi che sentivano di essere salvi perché della stirpe di Israele, mentre questo samaritano in qualche modo non considera la guarigione come qualcosa che Dio doveva dare, come ha fatto agli altri che erano di Israele, ma come un dono gratuito, un dono che è venuto dall'alto per lui. E cosa fa? Torna indietro, va da Gesù, si prostra ai suoi piedi e lo ringrazia. Fratelli e sorelle, quante volte Dio opera nella nostra vita. E noi diciamo, grazie Signore, ma dovevi davvero aiutarmi. Io ho gridato e tu mi hai aiutato. Signore, è dovuta la guarigione, è dovuto il tuo intervento, è dovuta la tua presenza nella mia vita. Quante volte siamo ingrati verso Dio come i 9 giudei, lebbrosi, guariti. Chiediamo, gridiamo, Dio interviene e noi riprendiamo la nostra vita di prima, come se nulla fosse accaduto. Invece, questo samaritano, che non era della stirpe dei salvati, questa era la mentalità di quel tempo, va da Gesù, si prostra ai suoi piedi e lo ringrazia. E Gesù gli dice, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Gesù, di fronte a tutti gli altri, lo dice, com'è possibile che nessuno è tornato indietro degli altri guariti? Solo tu che sei uno straniero sei tornato indietro. Per questo alzati, per questo va, la tua fede ti ha salvato. Fratelli e sorelle, quante volte noi poniamo l'attenzione su aspetti superficiali, esteriori della nostra vita. Potremmo dire anche la salute, pur essendo una cosa di vitale importanza, ma non è la cosa più importante della nostra vita, perché la cosa più importante è la salvezza. Gesù ha detto a questo samaritano ex lebbroso guarito, alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Qual è stata la fede di questo samaritano, se non quella di tornare indietro e dire grazie Signore Gesù. Tornare indietro e dire Signore, riconosco che tu mi hai guarito, riconosco che tu sei il mio Dio, riconosco che da te viene la mia forza, che in te posso essere guarito e salvato. E si prostra ai suoi piedi. Impariamo da questo samaritano, fratelli e sorelle, ad andare da Gesù, a gridare a Dio e ad essere grati a Lui, riconoscendo che la nostra salvezza viene solo da Dio, solo dal Signore Gesù. Questo è l'insegnamento del Vangelo di oggi. Guardiamo dietro alla nostra storia, al nostro passato anche vicino a noi recente, al nostro presente, quali grandi cose ha fatto Dio. E lo abbiamo ringraziato abbastanza, sufficientemente, oppure diciamo come quei 9 giudei ex lebbrosi, Dio doveva guarirci perché siamo un popolo di salvati. Molto spesso facciamo così. Anzi, avremo qualcosa di nuovo da chiedere a Dio, sempre nell'ingratitudine. Impariamo ad avere fiducia in Dio. Impariamo ad adorare Dio, prima e dopo che Lui intervenga. E insieme gli diciamo grazie, Signore Gesù, perché oggi Tu vieni a visitarmi, vieni a visitare la mia vita, vieni a visitare il mio corpo, la mia salute, la mia anima, la mia mente, il mio cuore. Io ti chiedo purificami, Signore, lavami, aiutami ad avere un cuore pieno di fiducia in Te, che crede nella Tua parola, nel Tuo intervento, ma soprattutto aiutami ad avere un cuore che invoca la tua salvezza, invoca il tuo Spirito Santo e ha fiducia che anche oggi può intervenire.
A te, Signore Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, prendiamo questa parola e proclamiamo come slogan di oggi: solo Gesù ti può salvare. Solo in Gesù siamo salvi. Solo in Lui oggi troviamo rifugio, forza e la nostra gioia. E come dice il Salmo 51, rendimi la gioia di essere salvato. Grazie che mi avete accolto. Buona domenica, ci vediamo domani. Ciao! Vi invitiamo al corso Liberi in Cristo. È un corso di una giornata dove, grazie alla parola di Dio, alla preghiera, ad insegnamenti e a delle dinamiche, possiamo fare esperienza del dono della libertà. Domenica 9 ottobre qui a Strona e domenica 23 ottobre a Torino. Vi aspettiamo, iscrivetevi nel nostro sito.